Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Samsung ha presentato il suo nuovo Galaxy A5 nella versione 2017. È un device molto interessante, ma al prezzo di 429 euro di listino. Scopriamolo insieme all'interno della mia recensione completa e soprattutto se vale la pena acquistarlo. Dispositivo piccolo, ben realizzato, con forme meno spigolose rispetto alla versione del 2016, diventando quasi il gemello di S7. La back cover è in vetro, leggermente curva, rendendolo molto bello esteticamente e migliorandone anche la presa. Nella versione nera che sto utilizzando da qualche giorno, peraltro bellissima, la back cover si sporca tantissimo, ma restano soprattutto molto visibili le nostre impronte, e personalmente continuo a pulirlo durante il giorno. Ottimo il test vestibilità. Le misure compatte e i pesi ben distribuiti rendono questo device un giusto mix che accontenta un po' tutti. Il frame in alluminio è nero, come tutto il resto del corpo, scelta coerente e piacevole. Nella parte superiore troviamo il carrellino per la microSD ad espandere i 32 GB di memoria interna e il secondo microfono. Alla sinistra troviamo il carrellino per la SIM e i tasti cambio volume, mentre il frame destro è occupato dal tasto accensione e spegnimento, che avrei preferito leggermente più in basso, mentre più sopra la cassa di sistema. A detta di Samsung, la posizione scelta è molto comoda, soprattutto quando giochiamo o guardiamo dei video, senza rischio di coprirla con la mano e soprattutto a rendere più robusto il profilo basso, dove è stato disposto l'attacco per le cuffie che restituisce un buon volume e una buona qualità, il primo microfono e l'attacco Type-C per la ricarica. La batteria da 3000 mAh è supportata dalla ricarica rapida con il caricatore in dotazione. Ci sono volute circa 1 ora e 50 minuti per portarla dal 0 al 100%. Mi ha permesso di arrivare sempre a sera con circa 4 ore di schermo acceso su 18 ore totali di utilizzo, quindi un'autonomia piuttosto valida, ma che non mi ha convinto al 100%. Il comparto fotografico di questo A5 2017 è molto, ma molto valido. Come sempre le foto le ho fatte controllare dal mio amico Alfonso di HDblog e credetemi, è stato promosso. Con tanta luce porta a casa scatti di livello, molto vicini ai top del 2016. Con poca luce gli scatti proposti sono validi, mostrando poco rumore. Buoni video, solo a 30 frame per secondo, e anche i selfie di buona qualità. L'interfaccia fotografica non mostra particolari novità. Mi sarei aspettato una migliore velocità di scatto e anche del fuoco, dove il fratello maggiore in questo risulta ancora il top. Nella parte frontale troviamo i vari sensori che funzionano perfettamente e un logo Samsung poco evidente. Nella parte bassa il tasto home fisico con un sensore biometrico che funziona bene ma non è rapidissimo come altri provati, è preciso 8 volte su 10. Purtroppo Samsung anche in questo 2017 non è riuscita a proporre un sensore per le impronte pari ad altri device che abbiamo provati fino ad oggi. Sì, funziona bene, forse è migliore rispetto a quello dell'anno precedente, ma comunque non è al top. Un doppio tap attiva la fotocamera, una pressione porta alla home, mentre ai lati troviamo i classici tasti Android retroilluminati. Se la back cover si sporca solo a guardarla, non posso dire lo stesso invece per il pannello frontale, che è stato dotato di un ottimo trattamento antimpronta che non ne limita l'uso dei miei occhiali polarizzati. Il display, in tradizione del brand, è un Super AMOLED con una diagonale da 5,2 pollici con risoluzione Full HD, luminoso, acceso e leggibile in qualsiasi angolazione, con neri assoluti e un bianco che vira leggermente quando troppo inclinato. Abbiamo la possibilità di tirare il tutto grazie al software, portando modifiche al bilanciamento del colore e l'ottimo Always On, che mostra sempre le notifiche a display, molto più intuitivo di un piccolo LED. Il processore montato al suo interno è un Exynos 7880, un octa-core con frequenza da 1,9 GHz, affiancato da una GPU Mali T860 MP3 e ben 3 GB di memoria RAM. Processore che permette a questo device di muoversi agevolmente in tutti i comparti. Chrome non dà cenni di sofferenza e Rear Racing 3 che si comporta molto ma molto bene. Attenzione, non ci troviamo di fronte a un top di gamma, quindi non siamo vicino a prestazioni come S7 piuttosto che altri top del 2016. Gira bene, è veloce, fluido, ma non è al top.
Il software è basato su Android 6.0.1, ma con una veste più fresca, molto simile alla nuova 7.0 appena presentata, pulita e ordinata. Possiamo decidere la griglia, scegliere un tema fra quelli presenti, la solita divisione dello schermo con due app diverse e un'app che rigenera il dispositivo. Nell'apertura delle applicazioni non è lento, ma come detto in altri comparti non ci troviamo di fronte a un top di gamma. Il modulo LTE montato all'interno del device è di media potenza. Mi sono riuscito a telefonare nei miei soliti bunker di test, ma anche il riaggancio del segnale è stato molto buono. Confrontandolo con il mio vecchio Galaxy S7, credo sia stato fatto un passo in avanti. Ha una miglior qualità in quasi tutti i comparti per quanto riguarda la ricezione del device. La qualità in capsula è buona e anche dall'altra parte ci sentono molto bene, e anche quando l'ho utilizzato in viva voce in auto grazie alla cassa di sistema posizionata qui nella parte laterale non ho avuto nessun problema. Ha un ottimo volume e anche dall'altra parte mi sentivano benissimo. Benvenuta nel servizio clienti team. Ti ricordiamo che la chiamata è gratuita. Per assistenza sulla tua linea mobile, premi 1. Per assistenza sulla linea fissa, premi 2. La scheda tecnica poi è completa di tutto il necessario: Wi-Fi dual band potente, GPS con fix spaventosi, NFC, radio FM, Bluetooth 4.2 e abbiamo anche l'OTG. Quindi ragazzi è un dispositivo che non mi sento di bocciare, in quanto effettivamente non mi ha creato problemi nell'utilizzo di tutti i giorni. Ha delle certificazioni importanti come l'impermeabilità, una buona fotocamera e un bellissimo design. Forse il suo unico difetto sta nel prezzo, un po' troppo alto, ma credo che già fra poco online lo troveremo a molto meno. Ecco, parlando proprio di prezzi online, spendendo poco di più ci si può portare a casa un Galaxy S7, che a tutti gli effetti risulta essere ancora oggi uno dei dispositivi più completi visti nel panorama Android. A voi la scelta, potete decidere quale tra questi acquistare. Per oggi è proprio tutto, spero che questa recensione vi sia piaciuta e sapete benissimo cosa fare eventualmente se volete aiutare il canale. E poi qui sotto troverete alcuni link, tra le quali uno di questi che vi riporterà a tutte le foto scattate a massima risoluzione da questo A5 e a tutti gli altri che ho provato fino ad oggi. Io per oggi vi saluto e ci vediamo fra qualche giorno per una prossima recensione. Ciao a tutti!